Un minut pentru Comisia de Dezvoltare. Collega, ringrazio intanto il collega Seb Dance e chi ha lavorato con me al parere approvato in Commissione Sviluppo. I nuovi obiettivi dello sviluppo sostenibile sono universali e sono ambiziosi. Non possiamo lasciarli sulla carta. Serve una strategia europea di implementazione che chiediamo dal giorno 1 e anche una chiara roadmap per raggiungerli. L'UE deve fare molto di più per la coerenza delle politiche dello sviluppo e fare valutazioni di impatto delle proprie politiche sulla sostenibilità e sui paesi in via di sviluppo. E servono risorse, non solo riconfermando l'impegno a raggiungere lo 0,7%, ma anche con una lotta senza quartiere contro l'evasione e l'elusione fiscale a livello globale. Inoltre bisogna abbandonare la pericolosa tendenza a condizionare gli aiuti allo sviluppo al controllo delle frontiere. Colleghi, parliamoci chiaro, con tutto quello che sta succedendo intorno a noi, con presidenti americani che negano il cambiamento climatico e che giocano col futuro di tutti, l'Unione Europea si deve mettere alla guida dell'implementazione della nuova agenda e della responsabilità che abbiamo verso le future generazioni per un futuro finalmente sostenibile. Grazie. Mulțumim. Trecem acum la vorbitorii din partea grupurilor politice. Dau cuvântul domnului Faria pentru două minute. Obrigado, senhor presidente. A diplomacia ambiental e climática da União tem vindo a revelar um papel de liderança na implementação da agenda mundial para 2030 e no compromisso de erradicar a pobreza e alcançar